Romano Luperini, quest'anno si festeggiano i 50 anni dalla fondazione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena. Tu venisti qui ad insegnare letteratura italiana contemporanea l'anno dopo, nel 71, e ci sei rimasto poi per 40 anni. Che ricordo hai conservato di quel primo periodo e com'era la facoltà allora? Insieme a te, se non sbaglio, prese servizio anche Franco Fortini. Sì, cominciamo insieme nel 71. Allora la facoltà era in via del Refugio e i primi 10 anni furono 10 anni di un periodo eroico dove la facoltà era tutta formata da persone che avevano fatto il 68, comunque ne avevano assunto le idee, e quindi c'era per esempio un'assoluta democrazia nella gestione interna della facoltà. La situazione poi cambiò a metà degli anni 80, fine degli anni 80, quando le dinamiche della facoltà divennero quelle di tutte le facoltà d'Italia, con i soliti giochini per diventare presidi di facoltà, eccetera. Ma quel primo periodo a cui te ti riferisci fu un periodo molto felice, molto libero, dove le discussioni erano aperte, non c'era una struttura gerarchica, e quindi i rapporti erano molto poco accademici, anzi direi quasi per niente accademici. E questo era il bello, perché questa situazione favoriva la discussione, favoriva il dibattito interno, i rapporti erano fraterni, non esisteva invidia, rivalità, eccetera. E per questo ricordo con molto piacere per il primo decennio, diciamo, ci ebbe questi caratteri. Poi dopo la facoltà divenne diversa, acquistò anche un prestigio internazionale, divenne la cosiddetta piccola Oxford d'Italia, ma questo avvenne più tardi, quando il rettore diventò Berlinguer. L'esperienza politica del 68 ha coinciso anche con l'inizio della tua attività di studioso. In quell'anno tu insegnavi in un liceo a Pisa e pubblicasti il tuo primo libro sul Verga, che dette vita a una discussione molto, molto ampia, seguita non soltanto dagli addetti ai lavori, ma anche dalle persone di cultura. Del resto, il 68 appunto fu un anno molto particolare e tu lo hai raccontato anche in uno dei tuoi romanzi, L'uso della vita. Lasciare Pisa, cioè uno dei centri più vitali della rivolta giovanile, per un ambiente politicamente molto meno vivace come Siena, ha cambiato il tuo modo di partecipare alla politica e di fare critica letteraria? No, sostanzialmente no, perché non ho mai avuto stretti rapporti con l'ambiente politico e culturale di Siena. Ho vissuto a Siena, vivevo allora a Siena 2 o 3 giorni alla settimana, ma i miei punti di riferimento erano da un lato Pisa e dall'altro Roma, perché a Pisa e a Roma svolgevo attività politica. E fino alla fine degli anni 70 l'attività politica è stata la principale della mia vita. E voleva dire che si dedicava la maggior parte del tempo alle riunioni, alle letture politiche, al dibattito politico, ed è stato solo alla fine degli anni 70 che questa situazione anche personale di coinvolgimento politico è venuta meno e ho cominciato a interessarmi a fondo di letteratura, di cultura, di teoria della letteratura. E quindi ho dato il mio contributo a quella piccola Oxford di cui si parlava.
E fu un periodo molto bello, con grandi convegni. Ricordo per esempio Gadamer tradotto da Cases, per dire il maggior germanista dell'epoca, che era venuto al nostro convegno e si prestò a tradurre Gadamer. La Certosa di Pontignano era il teatro, diciamo, di questi convegni che ebbero sempre l'appoggio entusiasta, devo dire, di Berlinguer. C'è stato un grande rettore, molto meno grande poi come ministro dell'istruzione. Beh, quindi è stato un bel ricordo, sia il primo decennio, quello dorico, sia il secondo decennio, quello dello splendore culturale di Siena e della facoltà di lettere. Ma non è che cambiò il mio approccio, diciamo. Negli anni 70 il mio approccio alla letteratura era secondario, mi interessava la politica e quindi continuavano ad essere Pisa e Roma i miei punti di riferimento. Poi mi occupai soltanto di letteratura e allora detti il mio contributo all'Università di Siena in termini di dibattito, di intervento culturale, eccetera. E allora cambiò, ma la svolta avvenne alla fine degli anni 70 in un centro, Pisa o Siena, centro al fatto che cambiò radicalmente il clima culturale d'Italia. Il clima culturale e politico cambiò molto, cioè ogni prospettiva di rinnovamento radicale venne meno e quindi era solo forza giocare le nostre carte sul piano dell'impegno culturale. Oltre a occuparti di letteratura e di teoria della letteratura, tu hai anche sempre dato grandissima importanza alla didattica, all'insegnamento, al mondo della scuola. Hai scritto manuali fortunatissimi sui quali sono formate generazioni di liceali, hai diretto corsi di aggiornamento per insegnanti. Che cosa ti ha dato in più come studioso il confronto con il mondo della scuola? Beh, è stato molto importante per me, soprattutto alla seconda metà degli anni 80, in tutti gli anni 90, nel primo decennio del nuovo secolo. E non essendo più possibile un intervento politico diretto, una forma di intervento politico era l'intervento fra gli insegnanti. Io facevo parte del direttivo dell'ADI, cioè l'Associazione dei Docenti d'Italiano, dell'Università Italiana, e come dirigente dell'ADI mi occupavo prevalentemente delle scuole. E quindi creai un gruppo di insegnanti che divennero il direttivo dell'ADI Scuola, come si chiamava, cioè del. E così poi per un ventennio, un trentennio, ho continuato a interessarmi strettamente di formazione degli insegnanti. Vedevo in questo una forma di militanza e ancora la vedo una forma di militanza possibile, perché la scuola è un terreno fondamentale oggi di formazione di un tipo di italiano nuovo o diverso, una battaglia forse utopica, però la scuola offre questa possibilità. E di qui il mio interesse, ma non solo mio, c'è qualcun altro in Italia di professori universitari che si è occupato attivamente delle scuole, per esempio in italianistica ricordo soprattutto il mio amico Giulio Ferroni, che mi ha sempre appoggiato in questa lotta sul settore dei professori di liceo, diciamo, della scuola media superiore, di didattica, eccetera. Quindi saresti d'accordo nel dire che oggi una politica progressista dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla scuola, soprattutto sul sistema Sì. educativo, magari anche intensificando il rapporto organico con l'università. Penso per esempio a un sistema dove la formazione degli insegnanti sia un processo continuo, gestito in collaborazione con gli atenei, tra la scuola e l'università, dove un laureato non smette mai di
confrontarsi con chi fa ricerca e viceversa. Sì, infatti l'ADRI aveva questo scopo principale, quello di sviluppare rapporti tra la scuola media superiore e l'università. E varie volte abbiamo proposto questa soluzione di formazione continua degli insegnanti attraverso corsi organizzati dall'università. Ma purtroppo questo poi è avvenuto molto poco. L'università si è abbastanza disinteressata degli insegnanti, se si esclude un po' il periodo delle cosiddette SIS, ma è stato un fenomeno transitorio e gestito anche abbastanza male. Voglio dire che nel complesso i miei coetanei, i professori di italiano, per esempio, hanno sviluppato un interesse molto parziale nei confronti della scuola media. E questo poi è uno dei problemi della crisi dell'italianistica. Io penso che l'italianistica sia ormai da un ventennio una crisi verticale proprio. Il che spiega poi perché i migliori, penso, fra di noi tendono a occuparsi poi di letteratura comparata. Come storico della letteratura italiana contemporanea ti sei occupato di tanti autori. Abbiamo ricordato il tuo pessimismo e verismo, Giovanni Verga, con cui esordisti nel 68. Ne sono seguiti molti altri, su scrittori che hai contribuito a valorizzare, penso a Montale, Pirandello. Quanto è importante la proposta di un canone? Quanto cioè i valori estetici possono tradursi anche in valori civili, in valori politici? Ah, dunque, uno scrittore di per sé non è né di destra né di sinistra, in quanto scrittore. Ha una potenzialità di tipo progressista ed ha una natura di tipo reazionario, insomma, l'arte, ciò si vede molto bene nella musica, è per pochi. È un privilegio potersi dedicare all'arte, è un privilegio sia occuparsene in quanto autori, sia occuparsene in quanto pubblico. Però è anche vero che l'arte contiene un messaggio potenzialmente liberatorio. Uno scrittore può essere letto da tutti. Cioè c'è una potenzialità democratica e progressista. Che prevalga un aspetto o l'altro non dipende tanto dalla natura dell'artista. Brecht può essere amato da un fascista e un progressista può amare Céline. Ma dipende dalla ricezione. Se Dante a un certo momento è diventato il paladino dell'Italia nel Risorgimento, è perché la ricezione ha costruito, diciamo, questo personaggio. E qui c'è la battaglia sul canone. Acquista un significato politico, no? Interpretare in un certo modo gli autori e dire che per questo sono importanti, e questa è la battaglia sul canone, cambia la facies di quest'autore. E un autore diventa progressista perché la ricezione lo fa diventare tale. Per questo c'è un rapporto molto stretto fra estetica e aspetto morale e politico, no? Perché la ricezione è sempre intrisa di sentimenti morali e politici, non solo estetici. Dante non è bello, è grande. Nell'idea di grandezza si mescono aspetti morali, politici, non solo aspetti estetici. Per cui c'è sempre un legame nell'interpretazione critica tra aspetto
aspetti estetici, aspetti morali, aspetti politici. Per quanto mi riguarda, io ho sempre tenuto stretto questo legame fra vari aspetti di uno scrittore. Sempre a proposito di canone e di conflitto delle interpretazioni, tra i tuoi autori c'è anche Federico Tozzi, e il 2020 è stato anche l'anno del centenario della morte, che purtroppo non abbiamo potuto celebrare. Perché questo autore così grande è ancora così poco noto? Eppure non sono mancate, oltre alla tua, voci autorevoli come quella di Giacomo De Benedetti, di Luigi Baldacci, che hanno sottolineato la forza espressiva, la sintonia con i grandi narratori europei del suo tempo, come Joyce e Kafka. Va bene, è un autore sgradevole, certo. È sgradevole. È pieno di impuntature, di inciampi, di rotture, no? Ha uno stile che richiede un'attenzione continua e spesso delusa, ma non perché l'opera non sia valuta, ma il lettore si aspetta la normalità e contatto non la trova. E questa è certamente una ragione. In questa sgradevolezza di fondo del messaggio tozziano. Poi c'è una seconda ragione, secondo me è questa, che la ricezione ha puntato prevalentemente sui romanzi. E certamente Gli occhi chiusi è un bel romanzo, però non sta lì l'efficacia maggiore di Tozzi, secondo me sta nelle novelle. Cioè, Tozzi è un grande novelliere, insieme a Vesga e a Pirandello, è il maggior novelliere che ci sia stato in Italia fra il 1850 e il 1950, diciamo, in questo secolo. E le novelle sono ancora più sconosciute dei romanzi. Nei romanzi si è aperto sempre qualcosa un po' di inceppato, no? Mentre le novelle sono quasi sempre perfette. Si possa trovare di simile spessore solo certe novelle di Kafka, certi raccontini allegorici di Kafka, o per esempio in Pirandello, per citare un autore molto vicino a Tozzi. E questa, anche questa ragione, cioè il deviare l'attenzione sui romanzi invece come, che sulle novelle, ha collaborato, secondo me, a questa scarsissima conoscenza di Tozzi che c'è in Italia, anche a scuola, anche all'università. La mia esperienza è che anche gli studenti senesi non sanno nulla di Tozzi. Non so se anche tu vedete questo. Ecco, sì. E il mio timore è che a questo punto sia tardi per pensare che un autore appunto così difficile possa entrare stabilmente nel canone, possa essere riconosciuto come un grande autore. Come l'impressione che i giochi siano già stati fatti da un certo punto di vista e ormai ci sia un canone novecentesco consolidato che sarà molto difficile modificare. Sì, sì, probabilmente ormai è così. Cioè, la battaglia aperta da De Benedetti, Baldacci, non è riuscita nel suo intento. Insomma. Insegnando letteratura italiana contemporanea, hai sempre rivolto grande attenzione, tanto nei tuoi corsi universitari quanto nei tuoi scritti, ai problemi della teoria letteraria. E ti sei confrontato con posizioni molto lontane dalla tua formazione originaria, marxista, storicista. Penso alla critica antropologica di Bakhtin, penso alla teoria dei modi e degli archetipi di Freud, penso all'estetica della ricezione di Haus. Eppure non sei mai caduto nella trappola dell'eclettismo. Hai sempre mantenuto un approccio originale tuo ai testi. Oggi l'eclettismo metodologico è molto diffuso, talvolta persino incoraggiato
da un sistema accademico che lo fa in modo un po' acritico, come si fa ad essere aperti alle nuove idee, ai nuovi metodi, rimanendo però se stessi? Ma fra i miei maestri, negli anni 60, quando ero giovane, giovane, diciamo, sì, c'erano Fortini e Timpanato, ma c'era anche un famoso linguista, Rossi Landi, che era mio carissimo amico, cioè lui era, diciamo, un grande intellettuale, ovviamente. Veniva dall'America dove aveva insegnato nelle maggiori università. Però, diciamo, non so come, mi ricordo nel periodo di carcere, lui mi scriveva, durante il 68, lui mi scriveva quasi ogni giorno e lui, di lui ricordo una lezione. Mi disse una volta, Marx, lui era un linguista marxista, Marx leggeva di tutto. Il suo problema era che bisognava assimilare tutti gli aspetti della cultura contemporanea, farli propri e criticarne l'ideologia, ma non rinunciare a priori ai metodi. Ho avuto su questo una discussione che è durata anni con Remo Cesarani, che anche lui, tra l'altro, si occupava della scuola. E Cesarani sosteneva l'eclettismo, cioè ha preceduto questo tempo, lo sosteneva già negli anni 90. E io dicevo, no, non sono d'accordo. E lui diceva, ma no, guarda, tu hai scritto un libro, quello sul Rosso Malpelo, del 73, in cui tu utilizzi tutti i metodi, quello psicanalitico, la linguistica, lo strutturalismo. E quindi anche adesso è eclettico. A me quel libro lì è il tuo che mi piace di più perché è eclettico. E insomma, guarda, non è eclettico. Io uso questi metodi con grande disprezzo per mostrare che il mio punto di vista marxista, allora proprio mi definivo marxista, era in grado di assimilarli e di volgerli, di utilizzarli criticamente. Utilizzo i metodi e ne critico l'ideologia, li utilizzo con grande disprezzo. Mi ricordo, dissi proprio questa frase. Ecco, quindi io l'ho avuto da questa mia formazione giovanile, dall'impatto che ebbe su di me Rossi Landi, la tendenza a misurarmi sempre con le tendenze letterarie, filosofiche prevalenti, anche attraverso la rivista Allegoria, ho sempre pensato che la rivista dovesse accettare, dialogare con tutte le maggiori tendenze, non avere un istituto a prioristico e dogmatico. E questo spiega perché, pur avendo conservato un'impostazione di tipo critico-storico, tuttavia, non mi sono mai fatto risucchiare da atteggiamenti eclettici. Io mi ricordo questo, il periodo, anche secondo Cesarani, più fervido della civica europea, è stato fra l'inizio degli anni 60 e la metà degli anni 70, in quel quindicennio. Bene, in quel quindicennio non c'erano eclettici. Il confronto avveniva fra persone che avevano un loro metodo e si utilizzavano altri metodi. Era un confronto aperto fra strutturalisti, psicanalisti, marxisti, antropologi. Ecco, questa era la cosa migliore, che ci siano tanti metodi che siano in conflitto fra di loro, in dialogo fra di loro.
Hai ricordato un grande comparatista come Remo Cesarani, e anche tu però negli ultimi anni del tuo insegnamento senese hai esplorato sempre di più il campo delle letterature comparate, l'hai fatto con uno dei tuoi studi più impegnativi, anche più belli, che è L'incontro e il caso, uscito dalla Terza nel 2008. Perché hai sentito il bisogno di allargare il tuo sguardo critico? Perché secondo me l'italianistica, così com'è prevalentemente interpretata, è ormai al collasso finale. Non si può credere che, siccome l'Italia ha avuto Dante, Machiavelli, Ariosto, Tasso, eccetera, questo basti a sostenere una critica letteraria italiana. O siamo in grado di confrontarci con l'ambiente intorno, con la letteratura europea, con la letteratura mondiale, oppure la critica italiana muore d'asfissia. Di questo sono abbastanza convinto, anche perché la maggior parte degli italianisti sono chiusi sulla difesa di un piccolo recinto, ma non hanno questa apertura europea, ecco, questa capacità di guardare i grandi scrittori europei e di vedere gli scrittori italiani all'interno della letteratura europea, come una parte integrante della letteratura europea. È un po' assurdo che si parli di letteratura europea solo per i trovatori e poi per i novecentisti, ma invece tutta la letteratura italiana è una provincia della letteratura europea. Non si può separare dalla letteratura europea. Ed è questo sguardo europeo e magari mondiale che oggi è sempre più impellente, sempre più necessario, anche per se uno va studiare la letteratura italiana, ma va studiato dal punto di vista europeo. Sei sempre stato molto attento alle trasformazioni del sistema culturale e dei mezzi di comunicazione, di trasmissione della conoscenza. Hai fondato riviste, appunto come la rivista Allegoria, che ricordavi prima, e da qualche anno dirigi anche uno dei blog di critica letteraria più seguiti, più importanti d'Italia, La letteratura e noi. È possibile dire che i blog, le riviste nate sul web o magari anche i social network svolgano oggi un'azione culturalmente efficace, in qualche modo paragonabile alle riviste culturali di un tempo, oppure no? Da un certo punto di vista no, perché la funzione che aveva allora la critica da 30 anni l'ha perduta ed era collegata al ruolo dell'intellettuale. Finché gli intellettuali hanno avuto una funzione sociale e la critica era espressione di questo ruolo sociale, la critica fioriva. E la critica militante, ma ogni critica poi è militante, fioriva pure. Ma man mano che questo si è perduto e la critica è diventata sempre più strettamente specialistica, è diventata accademica sostanzialmente, o è accademica o è di intrattenimento. Nel primo caso è negativa perché è chiusa, nel secondo caso è negativa perché è giornalismo. È giornalismo nel senso di intrattenimento, nel senso di intrattenimento. E in questa situazione non torna più. Il blog è condannato alla marginalità, però questa neanche la sua forza. Essendo marginale non ha condizionamenti e può svolgere ancora un'attività militante. Luoghi in cui si sviluppa una critica militante oggi è su blog. E allora, tra l'altro, il blog che dirigo io non riguarda solo la letteratura, riguarda anche
la funzione dell'insegnante. Se ha così successo, così pubblico, sono degli articoli che arrivano a 50.000, 60.000 visualizzazioni, è perché ovviamente collega la letteratura al ruolo e alla funzione dell'insegnante. Se non avesse, diciamo, questo sbocco sociale, non avrebbe così tanti lettori. Ma in questo modo mi sembra di poter continuare una militanza cui sono rimasto fedele per 50 anni sostanzialmente. E il blog mi permette di farlo. Cioè, attualmente mi interessa più il blog che l'allegoria, per dire, no? Perché l'allegoria è una rivista accademica ormai, mentre il blog è un luogo aperto di discussione. E attraverso il blog ho un contatto vero, mi pare, con una parte della società italiana. Vorrei concludere questa conversazione parlando della tua attività di romanziere, di narratore. Abbiamo già accennato al tuo romanzo sul 68, Legge della vita, che però non è l'unico, e anzi, gli ultimi due, che sono La rancura del 2016 e L'ultima sillaba del verso del 2017, sono stati pubblicati da un grande editore come Mondadori. Che cosa ti spinse all'inizio degli anni 2000 a percorrere questa strada per te nuova? Perché hai sentito il bisogno di scrivere di esperienze così private, così personali, sia pure sotto il travestimento della finzione letteraria? Ma certe cose non si possono dire nei saggi, no? Per esempio, il libro del 68 descrive l'atmosfera, la psicologia, i costumi di quell'anno attraverso un personaggio autobiografico che riflette in parte le mie esperienze nel movimento degli studenti e nel potere operario toscano. Questo interesse, diciamo, per la narrativa, o per forme, diciamo così, letterarie, è proprio dovuto a questo fatto, che si possono dire lì certe emozioni, certe esperienze, che in un saggio ovviamente non puoi dire. Io sentivo questo bisogno di esprimere questa parte della mia vita, della mia esperienza vitale, e l'ho espressa in questi tre romanzi sostanzialmente, quello sul 68, La rancura e L'ultima sillaba del verso. Poi ho smesso perché ho conosciuto da vicino la politica editoriale, ho conosciuto da vicino la politica editoriale poi di Mondadori, che è il più grande editore italiano, e ne sono rimasto scottato, diciamo. L'idea di... proprio scottato. L'idea di rimettermi nelle mani di questi signori, alcuni dei quali sono intelligenti e preparati, altri neppure intelligenti e preparati, mi ha scoraggiato. Oggi per scrivere bisogna passare sotto certe fosche cautele. Certo, uno può pubblicare da un piccolissimo editore, ma se vuole essere letto, no. Però, se vuole essere letto, devi passare attraverso fosche cautele che sono molto spiacevoli e molto avvilenti, soprattutto che è la parola giusta, avvilente. Io ti ringrazio, abbiamo concluso e ti ringrazio davvero molto per questa testimonianza, per questa chiacchierata.